da Alessandro Marinelli, seconda canzone. Moro e Signorelli, in avanti Pucciarelli alle spalle del tandem formato da Maccarone e Tavano, con Maccarone quindi che fa ancora Valdifiori, taglia tutto dalla parte opposta servendo Mario Rui, lancio centrale, non può arrivarci Pucciarelli, di apertura contro il Montelucci. Va Maccarone, posizione centrale, tunnel ai danni di Fiale, palla che non arriva, Tavano poi dalla parte opposta. A dialogare con Balleri, da Balleri a Beltrame, il tocco in profondità, il cross basso! Infatti non è il caso di rischiare, seguiamo comunque il calcio di punizione, la battuta di Valdifiori. Apertura di Signorelli per Maccarone, che sembra bene il pallone in area di rigore, va Maccarone, dribbling, l'appoggio per Moro, passa sul sinistro, prova la conclusione, non riesce, sbaglia però l'appoggio in casa di Fiori, lancio per scatto di Tavano che prova la conclusione al volo e abbastanza ingenuamente con gli azzurri. Pallone. Giacobelli riesce a guadagnare la messa con le mani effettuata da lui stesso. Moro, Valdifiori va via slalom in area di rigore, va sul fondo Valdifiori, il retro passaggio per Cucciarelli, ed è il 2-0, ma questo per gran parte gol di il cross dalla parte opposta di Mario Rui. Moro, Maccarone, attaccato da Beltrame, Signorelli, il destro, palla che termina fuori di non molto, pallone può ripartire l'Empoli, posizione centrale, Cucciarelli ha tutto lo spazio, poi va a servire nel corridoio Maccarone, palla in mezzo, sbattuta da Fiale, ancora Maccarone, sulla linea per un paio di volte delle trattenute, Maccarone. Mezzo alla conclusione di Tavano, ribattuta, insiste ancora l'Empoli, Moro prova il destro, blocca Cappellini, va dentro di testa a liberare la parte di Doveri, ancora Signorelli, palla all'indietro ma non c'è più tempo, arriva la busta di chiusura della prima azione dopo 2 minuti di recupero, si va al riposo sul punteggio di Fonsacco, Empoli ben ritrovato da Alessandro Marinai, la seconda amichevole per gli azzurri, si riparte sul punteggio di 2-0 in favore dell'Empoli, il gol si segna da Tavano, si sta però allontanando, si allontana anche Brega, che sia Doveri c'è anche Daveri, ma invece Doveri c'è una deviazione della barriera con la pallone che termina in alto, il primo corner, con il destro il centrocampista azzurro sul secondo palo, il colpo di testa sul fondo, sicuramente sono i 3 giovani del 96. Tanto andiamo a seguire il gol di Cucciarelli appena entrato, questa volta se ne è accorto in tempo l'arbitro, ha chiesto toglierlo, il tocco sulla sinistra per Schiltz, salta l'avversario, lì sembra un taglio di rigore, Cucciarelli cerca lo spazio giusto, mette in mezzo, arriva Romeo, così sul fondo. Cucciarelli, passa fuori Mazzucca, poi Camillucci col sinistro, scivola, ma Cucciarelli va a segnare il gol numero 5, tripletta personale per lui, un pizzico di fortuna perché era scivolato Camillucci nella conclusione, non Gonzalo, ovviamente ricordato che siamo ancora a un valore che c'è la parte colossale del portiere Cappagni che regala il gol numero 6 all'Empoli, il quarto personale di Cucciarelli alla 45esima. Opera veramente chiamato al contratto di eccellenza, un poker di Cucciarelli con il gol di Tavano e Rugani arrotondano il punteggio sullo 6-0 in finale, ma siamo sicuri
Cioccolini, che comunque con sacco saprà recitare la sua bella parte del campionato che lo attende, l'Empoli è sembrato...